Vicepresidente Minardi, che obiettivi vi siete dati attraverso l'istituzione del Comitato di Controllo? Allora, prima di tutto va sottolineato che il Comitato di Controllo, che è una commissione a tutti gli effetti, è composta in modo paritetico, quindi 4 consiglieri di maggioranza, 4 consiglieri di minoranza, con l'alternanza della presidenza a metà legislatura. La commissione, il Comitato, ha l'obiettivo di controllare l'applicazione delle leggi e l'efficacia delle leggi che vengono emanate dal Consiglio regionale. Quindi non solo l'Assemblea ha questo ruolo di controllo sul governo e quindi sull'attività della Giunta, ma il Consiglio si è voluto dare proprio un obiettivo, che è quello di controllare l'efficacia delle leggi che vengono emanate, perché i cittadini marchigiani hanno il sacrosanto diritto di sapere che le leggi che vengono fatte producano degli effetti, diventino efficaci e diano dei risultati concreti proprio nell'interesse della comunità marchigiana.